Buongiornissimo a tutte quante. Allora, innanzitutto buon anno, questo sarà praticamente il mio primo video del 2020 e sono felicissima di ritornare a fare questa tipologia di video perché era veramente da tantissimo tempo che volevo rilasciare o comunque rilanciare a voi un'altra testimonianza per quanto riguarda questo argomento che a me sta molto a cuore, ovvero la coppetta mestruale. Stamattina sono andata a rivedere i miei vecchi video proprio perché non volevo essere ripetitiva, perché comunque sia, a parte che a distanza di anni ho veramente altro da dire proprio totalmente, mi sono resa conto che il mio primo video sulla coppetta mestruale risale al 2016. Ragazzi, quanti anni sono passati? Tanti, veramente tanti. Contando che appunto ho iniziato a conoscere la coppetta mestruale nel 2016, 17, 18, 19 e 20, sono passati comunque 4 anni. Ho la voglia di ricondividere con voi la mia esperienza in questi 4 anni, anche perché è totalmente cambiata rispetto ovviamente a quello che dicevo in precedenza. Comunque io penso di aver fatto 2 video in specifico sulla coppetta mestruale, che se vi siete persi vi consiglio di andare a vedere e ve li lascerò nell'info box. Non sto qui a spiegarvi che cos'è, che cosa non è, anche perché comunque sia, a parte che ci sono tantissimi altri video, ma voglio lasciare proprio la mia esperienza personale nell'arco di questi 4 anni. Ovviamente se avete delle domande tecniche, delle domande proprio a livello medico, non vi consiglio di iscrivermi, ma vi consiglio di chiamare o comunque contattare il vostro medico di fiducia, il vostro ginecologo, la vostra ginecologa, perché sicuramente ne saprà meglio di me, ok? Voglio sempre fare questo disclaimer, già in primis metto le mani avanti, io non sarò qui a spiegare nulla di tecnico. Per tutti coloro che invece non sanno che cosa sia veramente questa coppetta mestruale, è questo aggeggino qui, ok? In silicone medicale, che raccoglie fondamentalmente il sangue. C'è tutto un metodo per andare a vedere la coppetta migliore per noi. Diciamo che per tutta questa parte tecnica io veramente vi rimando appunto a un gruppo di Facebook che si chiama Le donne con la coppetta. È un gruppo veramente super dettagliato e poi ovviamente vedrete anche sicuramente esperienze di altre donne che possono essere un po' più giovani, giovanissime o anche un po' più grandine, dove magari anche con un'esperienza, che ne so, dopo un parto naturale. Io purtroppo sotto questo punto di vista, per esempio postpartum, non sono per niente aggiornata, però a parte perché insomma adesso non ho intenzione di avere figli, quindi non è che mi sia così tanto informata riguardante questo argomento qui in specifico, però quel gruppo lì è veramente super dettagliato, sono davvero super educate, super carine, rispondono e comunque sia vedrete sempre, anche se avete la domanda più banale, ci sarà sempre qualcuno che vi lascerà comunque una testimonianza che vi risponderà. C'è proprio un post apposta che vi spiega dalla A alla Z come approcciare con la coppetta mestruale. Ovviamente io quando avevo iniziato ad approcciarmi con il metodo coppetta mestruale, in primis mi interessava comunque sia eliminare gli assorbenti esterni, cosa che per esempio però in questi 4 anni purtroppo al 100% non è successa, in aggiunta anche con fini ecologici. C'è da dire che in questi ultimi anni veramente, anche solo banalmente considerando questi ultimi 2 anni, il tema ecologia, save the planet, plastic free, eccetera eccetera eccetera, sta spopolando in generale proprio in giro. C'è chi dice che è una moda, c'è chi invece davvero ci crede e c'è chi nel proprio piccolo, come magari come me, riesce a fare qualcosa ma non riuscirò mai a vivere 100% plastic free, perché a questo punto andiamo tutti insieme agli aborigeni sulla montagna e neanche c'ho la coppetta mestruale, perché non mi preoccuperei manco di infilarmi una coppetta mestruale. Non sono ipocrita, insomma, ecco, quindi non vivo al 100% plastic free, per me è una cosa totalmente impossibile nella società di oggi, ma se si potesse appunto ridurre determinati sprechi o comunque sia realizzare determinati accorgimenti, ben venga, per quel che si può, a mio parere, e questa è una scelta totalmente personale. Ovviamente la coppetta mestruale risiede appunto in una di queste scelte qui, quindi ha anche questo scopo ecologico. Vi dico un attimino come è andato un po' l'iter in questi 4 anni. Io avevo iniziato a conoscerla, oh mio Dio, bellissimo, era un po' la novità. In università, per esempio, io ero al primo anno di infermieristica e tantissime mie compagne non la conoscevano nemmeno. So che alcune mie amiche nel tempo, per esempio, hanno cambiato idea e quindi hanno veramente iniziato ad utilizzare la coppetta mestruale. Altre invece ancora tutt'oggi, a distanza di 4 anni da quando io iniziai a parlarne, zero, cioè proprio non se ne parla. Anche confrontandomi con voi,
con alcune ragazze su Instagram davvero mi avete scritto no, guarda, io cioè ogni 2x3 sono soggetta ad infezioni, sinceramente, di infilarmi anche questo, no, cioè se ne è parlato parecchio, insomma, io ne ho parlato parecchio con alcune di voi. Io sotto questo punto di vista vi capisco perché durante l'estate o in tirocinio io utilizzavo sempre la coppetta mestruale, soprattutto in estate, perché sapete che comunque la coppetta mestruale è un'ottima soluzione se magari dovete andare in piscina, alle terme. Devo dire che però ci sono mesi dell'anno, e ci sono stati mesi dell'anno, in cui comunque sia non mi trovavo, perché per esempio col fatto che sono soggetta a cistite, col fatto che magari ero particolarmente irritata in quel mese, quando mi arrivavano appunto le mestruazioni non me la sentivo e quindi non la utilizzavo. Di conseguenza cosa ho fatto? Sono ritornata ad utilizzare gli assorbenti esterni normali, con ovviamente conseguentemente aumento di nuovo di irritazione, insomma, e tutta, cioè era tutto un iter, cioè stava diventando tutto un ok, ho scoperto questa cosa, però ritorno indietro. Però poi dopo mi accorgevo che esageravo con questa cosa, ritornavo con la coppetta, però c'erano sempre questi periodi, quindi purtroppo è stato un po' complicato. C'è da dire che ogni volta che ho sempre utilizzato la coppetta mi sono sempre trovata bene, quindi era più una cosa mia. Avevo letteralmente fastidi anche solo banalmente per o gli indumenti, o era semplicemente il periodo, o avevo il periodo che di solito dopo tirocinio, mannaggia a me, la cistite mi viene sempre. Capite che purtroppo c'erano quei periodi lì e quindi io la coppetta non la utilizzavo. Diciamo che ci sono stati periodi sì e no miei con la coppetta mestruale, però devo dire che in tutti quei periodi in cui l'ho sempre utilizzata mi sono sempre trovata bene, mi sono salvata nei periodi in cui dovevo andare al mare, nel periodo in cui dovevo andare in piscina, mi sono davvero salvata da determinate situazioni. In alternativa mi sono detta, ma come faccio? Cioè, nel senso, io voglio utilizzare questa coppetta mestruale quest'anno, mi ci impegnerò un po' di più ad utilizzarla maggiormente rispetto a, insomma, rispetto anche solo banalmente a questo ultimo anno. Secondo me è un'alternativa, anche se ancora li sto testando, quindi non voglio parlarvene in toto, sono appunto le mutande assorbenti. Mi sono detta, ma scusatemi, ci sono tante donne che magari non riescono ad approcciare con la coppetta, si trovano male, cioè tantissime di voi veramente mi scrivete, e ho scoperto appunto, girovagando un po' su internet, un po' su Instagram, queste mutande assorbenti, lavabili, riutilizzabili. Devo dire che ho deciso di alternare queste mutande, ok, queste mutande qui, alla coppetta mestruale. Questa combo di soluzioni, mutande assorbenti e coppetta mestruale, e il mio fine è anche ecologico, quindi sicuramente sarà ovviamente eliminare in toto gli assorbenti esterni, insomma quelli normali, e in più ho davvero trovato questa soluzione molto valida, anche se purtroppo voglio lasciar passare ancora un po' di tempo prima di parlarvene in toto. Riguardano tante ragazze giovani, c'è sempre questa domanda qui: ma se uno è vergine, non ha mai avuto rapporti, consigli di utilizzare la coppetta mestruale? Allora, io personalmente, tornassi indietro, vedessi una me più grande che fa un video a riguardo, io personalmente, per come sono fatta io, soprattutto per come ero fatta io ai tempi, non l'avrei mai fatto. Cioè non avrei mai utilizzato la coppetta mestruale. Mi rendo conto che ovviamente le generazioni sono cambiate, tante ragazze sono anche molto più mature rispetto a come ero io quando ero piccolina, quindi il mio consiglio è: parlatene con il vostro medico di fiducia, parlatene con i vostri genitori, perché basta questi argomenti tabù, perché secondo me sono totalmente una bip, e confrontatevi e vedete effettivamente se ne vale la pena o meno. Qualora magari non ve la sentiate o cose del genere, ricordatevi che c'è sempre questa opzione. Alla domanda consiglieresti la coppetta mestruale, dico sì, assolutamente consiglierei la coppetta mestruale, ma ovviamente con i determinati accorgimenti. Uno, perché siamo tutte diverse, la mia esperienza è positiva al 70%, ok? Quel 30% erano tutte quelle volte in cui magari purtroppo non stavo bene e quindi preferivo utilizzare un assorbente normale, ma appunto avendo trovato la soluzione delle mutande assorbenti, spero di risolvere in toto questo problema qui e di non utilizzare appunto più gli assorbenti esterni. Spero comunque di avervi lasciato una testimonianza in più da mettere comunque su YouTube e sul web.
Mi raccomando, se avete qualsiasi domanda o cose del genere, piuttosto scrivetemi in privato. Tutti i commenti poco graditi saranno cancellati. E mi raccomando, rivolgetevi sempre al vostro medico di fiducia. Prendete le mie parole, tutta la mia esperienza, tutto questo video, semplicemente come un racconto da parte di una vostra amica. Ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, che un po' vi abbia aperto magari gli occhi, che vi abbia dato magari una testimonianza diversa rispetto alle altre che ci sono qua online. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers! Oh,